Roberto, che senso ha il censimento per il mondo del terzo settore? È un momento fondamentale perché occorre contare per contarci, dico io. È importante che questo settore acquisisca quel valore che non è soltanto nell'immaginario collettivo, ma è un settore economico, un settore che produce non solo valore sociale ma anche valore economico. Gli studi dell'Unione Europea, ormai gli studi dell'ILO sul valore economico del volontariato ci dicono che occorre misurare anche ciò che è la solidarietà. Io penso che questo censimento ci darà anche un nuovo quadro di oltre a quello che avevamo ormai 10 anni fa, e per noi che siamo la rete dei centri di servizio volontariato e che abbiamo anche partecipato insieme all'Istat in questo percorso anche di testaggio del questionario, siamo a fianco delle associazioni perché questo questionario sia riempito in modo credibile, perché sono dati importanti per il Paese, e da questo spaccato possiamo finalmente dare a quell'economia sociale e civile di mercato dell'Italia il futuro. Concludo dicendo, anche da questa conferenza nazionale volontariato, ringraziando la presenza dell'Istat, da questi numeri possiamo ripartire a quell'Italia solidale che può dire molto alle istituzioni e alla politica.